Ok, ecco il mio cuoricino pronto a fare il bordino. Nel frattempo mi è venuta un'idea. Potremmo, volendo, ricamare con le perline l'iniziale cioè come ho fatto io l'iniziale del mio marito, e qua voglio mettere l'iniziale del mio nome, cioè una O. Quindi volendo si può fare anche una cosa del genere. Adesso questa non è venuta proprio perfetta, ma spero che si intenda che sia una G. Adesso cominciamo con il bordino, dopo vi faccio vedere un pochettino come si fa anche, si può scrivere anche l'iniziale, cioè ricamare, insomma, più che scrivere. Va bene, lavoro con le perline, con le Rocca e Gutermann da 9-0. Mettiamoci a lavorare. Metto proprio qua un pochettino, io faccio così. Ho qua il lago con un filo, proprio filo da cucire. Comunque, quando fate queste cose, mi raccomando, quando ricamate con le perline, la cosa più importante, non faccio nessun nodino comunque, la cosa più importante è usare del filo di alta, altissima qualità, anche se lo pagate di più non c'entra, il filo deve essere di alta, altissima qualità, perché se no si può rompere e insomma andate incontro a... cioè è peccato perché proprio rovinate il lavoro. Quindi cominciamo proprio da qua. Entro con l'uncinetto, sì, ho una e ago da cucire, non uncinetto. Entro con l'ago qua, diciamo proprio in mezzo, avviciniamo un po', ok, proprio qua in mezzo, diciamo nel primo punto basso qua, ok, bene, e vedete lascio un po' il filo qua che dopo lo taglio, però lo fissiamo andando così a fare 2-3 giri proprio per fissarlo e non fare dei nodini, ecco così. Questo comunque non si vedrà perché adesso cominciamo a mettere le perline, e questa codina qua la possiamo tagliare dopo, quindi non fate nodini perché è brutto. E prendiamo sul ago 3 perline, 2, ecco, 3 perline, ok? La lasciamo andare giù e entriamo, qua abbiamo il filo indietro, no? Entriamo davanti nel prossimo punto basso, proprio sotto il prossimo punto basso, così, ecco. Le mettiamo per bene le perline intorno. Praticamente intorno al bordino di punti bassi. Prendiamo altre 3 e siamo di nuovo indietro al lavoro. Entriamo nel prossimo punto basso davanti, cioè usciamo indietro, entriamo sempre davanti nel prossimo punto basso con le prossime 3 perline. Ok, quindi così, ecco, tiriamo e mettiamo a posto le perline. Voilà. Poi altre 3 perline. Una, due, tre. Guarda qua. Ed entriamo davanti nel prossimo punto basso. Vedete? Si entra davanti e si esce indietro. È sempre così. E poi le facciamo. Vedete come vengono? Messe proprio per bene. Ok. Poi di nuovo 3 perline, 1, 2, 3, entriamo nel prossimo punto basso davanti, mettiamo per bene, ecco, così, tiriamo un po'
Anche di più. Altre 3 perline. E di nuovo davanti esco indietro proprio sotto il mio punto basso, vedete? Sotto il mio punto basso entro. Così. E niente, facciamo questa cosa fino alla fine del nostro giro di punti bassi. 3 perline. Metto qua il filo a sinistra ed entro nel prossimo punto basso. Sotto, scusate, il prossimo punto basso. Ecco così. Poi di nuovo 2 3 perline. Prendo 3 perline, vengo col filo indietro a sinistra, entro davanti, indietro, sotto il prossimo punto basso. Metto per bene. Vedete come viene? Che carino. Questa è un'idea che mi è venuta così all'istante. E sono stata molto contenta perché, non lo so, dico io, porta un tocco particolare, carino. 1, 2, 3. Prese le mie 3 perline, metto a sinistra, lago, entro nel prossimo punto basso. Mettiamo per bene le perline, così. E di nuovo 3 perline. 1, 2, 3, eccole qua, e di nuovo entro nel prossimo punto basso. È semplice perché entriamo sempre nel prossimo punto basso, quindi non è che dobbiamo stare a pensare molto dove, come e il perché, vedete? Così. Teniamo stretto, prendiamo 3 perline, 2, 3. Così entriamo nel prossimo punto basso davanti e usciamo indietro. Ups, ecco, questa è una cosa che non mi vuole bene. Così mettiamo per bene. Ecco. E il nostro bordino si sta formando, come vedete anche voi. 1, 2, 3. A me sembra un regalino, non lo so, carino. E sicuramente fatto con cuore. Visto che facciamo un cuore, lo facciamo con cuore. Ok. Perché di solito i lavori a mano sicuramente escono bene se fatti con cuore. Di questa cosa io sono convinta. Ecco. E andate avanti così intorno fino qua alla fine, all'ultimo punto basso. Ok, finisco anch'io il mio bordino, dopodiché vi voglio far vedere come ricamare proprio una lettera. Se volete magari aggiungere questo tocco, se no potete lasciarlo proprio così. Io dico che va bene anche così. 3. Preso 3 perline ed entro nel mio prossimo punto basso davanti, sempre entriamo sempre davanti. Ups, così, ecco, vedete? Ok, ci sono quasi, vedete, io ho quasi finito il bordino. 1, 2, 3. Voilà. Vi dico sinceramente che qua, man mano che vi avvicinate alla fine, è un pochettino più difficile, ma insomma, ce la possiamo fare. Ok. Questo adesso penso poterlo proprio tagliare. No, non lo taglio, è meglio aspettare e impilarlo dentro.
perché non vorrei che tutto il mio lavoro vada perso. Ok, riusciamo a fare così. 1, 2, 3. Due, tre. Ecco, adesso lavoro proprio qua nell'ultimo puntino basso. Ok, ci siamo. Vedete? Adesso per finirlo, mi sa che ne posso mettere ancora due, ancora uno. Vedete anche voi, no? Se avete un po' di posticino. Ecco, proprio qua, così. Ups. Va bene. Vedete? Ho messo anche qua. Uno. E adesso per finire, entro in una perlina qua e intorno nel filo tra le perline, entro e faccio un nodino. Ecco, così, perché così non si vede. Poi entro in un'altra perlina, nella prossima perlina, certo, e sempre provo qua nel filo tra le perline. Vedete? Così. Ups, che bello, veramente. Ok. E così riesco a nascondere per bene. Entro anche in questa perlina. E poi vado un po' sotto, proprio, vedete? Ecco. Va bene, io dico che possiamo entrare anche qua. Facciamo ancora un nodino. Oh, scusate, ero fuori discorso. Ok, quindi tra le perline, proprio. Ecco il filo, ups, così. Il filo tra le perline, facciamo dei nodini. Ecco, entriamo qua nella seconda, no, prendiamo una sequenza da 3. Ok, e qua anche qua sempre questo sarebbe l'ultimo se riesco a farlo. Entrate sotto le due, tra le due perline, e tirate con calma ma sicuro il filo. Adesso entrate nell'ultima perlina, così, ups, tirate e entrate sotto, proprio nel bordino di, fatto l'uncinetto, non nel cuoricino. Ok, adesso entriamo sempre qua che non si veda e usciamo da qualche parte così. Ok, poi entriamo proprio da dove siamo usciti, sempre che non si veda, tanto per mescolare un po' qua. Ok, e adesso possiamo proprio tagliare. Va bene, ragazze, questo, oh, questo lo possiamo tagliare adesso, visto che abbiamo finito. Bene. Devo infilare nell'ago questo qua e perderlo da qualche parte. Bene, e adesso vi voglio far vedere, come vi dicevo, come fare un pochettino, come ricamare una lettera sul cuoricino. Ok, e vediamo come fare, ricamare, diciamo, anche la lettera. C'è. Io almeno la faccio così, non lo so, quindi entro qua, guardate che ho un po' di filo qua, ma non fa niente. Entro qua all'incirca, no? Quindi a metà più o meno del punto qua. Bene, del punto qua. Quindi così. Entro, lascio un po' di codina fuori, perché dopo saremo capaci anche di tagliarla. Prima però dobbiamo fissare
il filo. Ok, così possiamo fare ancora una volta per la sicurezza, non vogliamo che si sfili, quindi così. Ok, e adesso comincio con le perline. Prendo una perlina e la metto qua indietro, poi esco un po' più davanti, un po', vedete, così. Non lo so come spiegarvi questa cosa qua. Ecco, questa è la mia perlina messa. Poi prendo un'altra e la metto da dove, più o meno da dove sono uscita, ed esco ancora un po' più avanti. Ecco, così. L'importante è che non mi si annodi il filo. Questa è veramente una cosa tragica se capita. Ecco, due perline già messe. Ok, adesso metto la terza. Sempre così, entro qua. Non so come avvicinare di più. Quindi entro qua dove sono uscita con la perlina, più o meno qua, ed esco un po' più avanti, cioè diciamo distanza di una perlina, così. Vedete, il filo ce l'ho in mezzo da dove sono entrata e dove sto uscendo. Ok, ed esco. Ok, attente al filo e voilà, abbiamo messo anche la nostra terza perlina. Adesso vengo con la quarta e faccio la stessa cosa. Entro qua dove sono uscita ed esco magari un pochettino più avanti. Ecco così. Qua così. Ecco. Adesso certo che ho fatto 1, 2, 3, 4. Mettiamo ancora una, così, esco, ok, qua, va bene. Uno, due, tre, quattro, cinque e sei. Adesso devo uscire un pochettino più giù perché io voglio ottenere praticamente all'incirca un ovale. Quindi faccio proprio ecco così. Voglio fare la lettera O, no? Cioè. Ok, adesso entro dove sono, ho finito con la mia perlina e vado ancora più giù, ecco così. Oh, scusate, ero troppo impegnata e sono uscita. Ecco così. Ho fatto, diciamo, il semicerchio qua e adesso vado giù e poi devo tornare. Quindi questa è una cosa che è la prima, la seconda, diciamo, volta che la faccio anch'io, perciò ecco, esco qua. Certo, non lasciamo, proviamo a non lasciare una grande distanza perché le perline devono venire, ecco, abbastanza vicino, se possibile, una all'altra, se possibile. E facciamo la stessa cosa, vado ancora un po' più giù. Ecco Ok, speriamo che vada bene. Così. Ancora una. Adesso vado, diciamo, più o meno in una linea dritta.
E insomma, è questa la cosa, la tecnica, non è proprio, cioè ci sono delle tecniche molto più, ecco, adesso un po' provo a fare una curvatura, no? Perché per creare più o meno la lettera, sì, può essere anche un grande zero. Se ci pensiamo un attimo, ma dove l'ho messa questa? Ok. No, bene. E prendo un'altra comunque. È questa l'idea. Prendo un'altra e vengo un po', ecco così, un po' verso sinistra, no? Ecco qua, va benissimo. Proprio ciò che volevo, sinceramente. Beh, avete visto? Qua è un po', devo mettere, ma posso tornare e quando, cioè, torno per metterle un po' a posto e poi posso mettere tra di loro se mi sembrano, cioè, troppo rare, non lo so, posso mettere ancora tra di loro. Ok. Vado così, adesso devo girare intorno per creare, come vi dicevo, un ovale per fare la lettera O. Oh, mamma mia, che sfigata! Proprio O, cioè, come vi dicevo, può essere anche 1-0. Che sfiga! Ok, più o meno guardo che sia così. Adesso vado ancora un po' dritto con le mie perline, dopodiché posso tornare, ecco, posso tornare adesso un po' più su, ma un po' verso destra proverei a uscire. Ok, non c'è male, dai. Va bene. Ok, adesso continuo così e vi faccio vedere il risultato. E una volta finito è così, non è molto bello, perciò cosa faccio? Qua ad esempio sicuramente ci sta un'altra perlina. Prendo un'altra qua, prendo un'altra perlina e cosa faccio? Entro proprio tra le perline, vedete così. Ecco, l'ho messa e nel frattempo metto a posto anche queste. Qua invece stiamo bene, non c'è male, perciò entro solo tra le perline. Ecco così. Vedete? Così, ecco. Le mettiamo a posto. Qua ci manca una e si vede chiaro. Per questo vi dicevo che possiamo correggere, quindi no. Ecco, vedete? Ormai si vede questa parte che l'abbiamo corretta. Qua magari ci sta una, no? Ancora, perciò eccola qua. O se no, no, meglio entrare qua così e mettere una qua tra queste due. Scusate, qua tra queste due. Vedete? Così già è meglio. E tiriamo. Ok, mettiamo un'altra qua in mezzo, certo che manca una, entriamo così, ecco, e io dico che già siamo a posto qua, entriamo in tutte le perline, ecco, vedete, e ancora una volta qua in queste due. Ecco la mia O. Dai, che non è venuta male. Io sono contenta comunque, visto che, come vi dicevo, adesso proviamo qua a entrare tra le perline, come ho fatto anche prima, e fare il nodino. Certo, se fosse tutto così facile, sarebbe troppo facile. Ecco, così.
Potete entrare 2 o 3 volte finché riuscite a mettere a posto le letterine, le perline. Ecco, vedete? Entriamo anche qua e vado avanti così facendo nel frattempo anche dei. Qua mi sembra che una potrebbe starci. Non voglio neanche esagerare, quindi invece di mettere una perlina faccio proprio un altro nodino. Un altro consiglio sincero, quando avete. Dovete mettere così delle perline, lavorare con delle perline. Ecco. Usate lo stesso il filo dello stesso colore della perlina, perché così, anche se magari, ecco, ci sono degli spazi, essendo il filo dello stesso colore, non si osserva così chiaro. Ok, qua faccio un altro nodino. Faccio tutto il giro di nuovo, ancora una volta qua, ecco, e siamo a posto. Quindi, se siamo a posto, entro così, esco qua. Ups, non tirate forte, certo. Poi esco magari qua. Facciamo un po' di giri così. Adesso entro proprio da dove sono uscita, in questa parte, ecco. Così e possiamo tagliare il filo. Ok, adesso il mio si è riempito di questi peluche bianchi dalla copertina che ce l'ho qua. Insomma, adesso vi faccio vedere il risultato. Certo che la O, come vi dicevo, è una O, cioè brutto. Poteva essere una I. Ah, potevo mettere una I. Io mi chiamo anche Ileana, quindi potevo mettere una I. Ok, comunque. È già fatta. È questa. Io spero che vi sia piaciuto e spero che mi fate vedere prima possibile le foto con i vostri cuoricini portachiave.